Quali sono stati i vostri argomenti di condivisione politica? Non la chiamerei tanto una condivisione politica, direi piuttosto una condivisione di idee e di ideali e di impegno. Quello che ci univa era soprattutto questa comunione che fin da quando lui era un ragazzetto che viveva con noi le vicende che hanno accompagnato mio marito e me nella nostra vita, quindi questa cooperativa edilizia. E lavoro il gruppo sociale politico che avevamo, che seguivamo molto da vicino, le riunioni si facevano a casa nostra e quindi Vittorio, anche se rigorosamente i miei figli andavano a letto molto presto la sera, però insomma l'aria era quella che lui respirava. Io ho avuto una solidarietà, una vicinanza la chiamerei, che mi ha veramente stupito. Lo dissi anche a Pasqua dello scorso anno, durante i funerali alla fine dei funerali di Vittorio, quando proprio dissi alle persone, non sapevo che foste così in tanti ad amarlo. E io di riflesso ho ricevuto questo amore e questo affetto e sono stata in quei mesi, posso dire invasa da telefonate, da messaggi, da lettere, ho ancora degli scatoloni a casa di lettere che mi sono arrivate, anche di piccoli regalini e questo devo dire che mi ha aiutato, come mi ha aiutato l'Alessandra, mia figlia, la sorella di Vittorio, che anche lei mi è stata molto vicina, anche perché per noi l'anno scorso è stato un anno terribile, anche perché c'era il papà malato e quindi erano due i dolori. Il dolore di Vittorio e nello stesso tempo il dover trovare la forza anche qualche volta di mettere in un angolo questo dolore per continuare a essere forte, soprattutto per Ettore, perché davanti a lui non potevo piangere, non potevo lasciarmi andare. Dovevo essere forte per due, insomma, ed è stato, non sempre è stato facile. E dal punto di vista delle istituzioni, del governo, degli spazi politici. C'è stata molta vicinanza da parte dei sindaci, io li chiamo i miei sindaci, i sindaci del circondario, veramente, tanti, e non solo sono venuti a funerale, però sono stati vicini, sono venuti a trovarmi, ho sentito molta vicinanza da parte loro. Per quel che riguarda le istituzioni, beh, si sa che Vittorio è stato un po' abbandonato, sia da vivo ma anche da morto. Però a me non è che non mi importava più di tanto perché so che Vittorio avrebbe sorriso se avesse saputo che quando è arrivato a Roma fosse venuto qualcuno del governo, cioè per come la pensava lui, quindi non ho sentito la mancanza allora. L'ho avvertita successivamente quando è stato scritto per chiedere un interessamento e non è stato risposto. Si è riscritto a dicembre ai nuovi ministri e ha risposto il ministro della giustizia, la dottoressa Paola Severino, che mi ha testimoniato la sua vicinanza, dicendomi anche che avrebbe chiesto agli uffici di interessarsi per quel che riguardava la sua mansione. Ieri o ieri l'altro è stata presentata un'interrogazione parlamentare sia al Senato sia alla Camera da parte di alcuni deputati e senatori, una in particolare, Lucia Codurelli, lei è la nostra del PD, è la deputata del Lecchese, quindi la nostra deputata, che hanno, anche perché si avvicina la data, l'anniversario, forse anche per quello io dico che si stanno muovendo un po' di più le cose, quindi, però non mi ha importato molto, ecco. E tu e Alessandra avete scelto, no, che non venga data la pena di morte a quelli che sono ritenuti responsabili Certo, materiali. certo.
della morte di Vittorio. Ecco, e rispetto a questo, che cosa pensi del processo, di come sta seguendo, di come sta andando il processo, e soprattutto che cosa pensi della possibilità di fare verità rispetto ai mandanti reali? Allora, questa domanda mi viene fatta di frequente e io rispondo sempre allo stesso modo. Ero convinta, da come era partito il processo, che le cose andassero più veloci, anche perché questi giovani li hanno arrestati e hanno confessato, anche se poi durante il processo hanno detto che la confessione è stata estorta e quant'altro, e quindi ma ce l'aspettavamo per mettere una pietra sopra a quella vicenda, non tanto a quello che c'è nel nostro cuore, ma vediamo che le cose si stanno allungando o per un motivo o per l'altro, quindi questo non ci piace. D'altra parte, quando noi abbiamo scritto quella lettera ai familiari dei giovani, perché loro ci hanno scritto chiedendo, deprecando quello che era avvenuto e chiedendo anche pietà, perché è una, vorrei dire, quasi una prassi. Quindi noi abbiamo risposto dicendo che noi, cioè, se ci dovesse essere la pena di morte, ci mancherebbe altro, perché non ci crediamo, e poi Vittorio mi tirerebbe le orecchie, no? Restiamo umani come? E sottolineando però che quello che noi vogliamo è proprio di sapere perché è stato preso di mira Vittorio, perché questo per noi è, non è comprensibile, sapere perché i dubbi che io esprimo, lui, ne parlavamo spesso anche con mio marito, dicendo che era un po' poco credibile che un Giordano venisse a Gaza attraverso i tunnel e mirasse a Vittorio, che si sapeva che sarebbe tornato poi di lì a poco, quindi un po' di scetticismo io ce l'ho ancora adesso. Poi chi sia stato veramente si sa, ma perché e chi ci sia dietro. Saranno i salafiti, sarà qualcun altro, ma penso che questo non so se lo sapremo mai, però è questo. Che cosa tu pensi che la comunità internazionale possa fare per aiutare a stabilire le verità e per aiutare a perseguire il lavoro che per noi è un punto di riferimento fondamentale di Vittorio, no? La liberazione della Palestina dall'occupazione, la difesa dei diritti umani. E... Beh, la comunità internazionale potrebbe fare, se non tutto, tanto. Però c'è questa linea di difesa attorno ad Israele che non può mai, non sbaglia mai. Può ignorare le risoluzioni dell'ONU, nessuno fa niente, nessuno dice niente, e quindi è una specie di sudditanza, credo, che si manifesta proprio anche con il disinteresse verso le sorti della Palestina, dei palestinesi, perché oltre a Gaza ci sono anche i territori occupati, e quello che sta succedendo, quando io leggo le cronache mi butto via la testa, cioè sento un grandissimo dispiacere, e però come dicevo c'è proprio questa sudditanza nei confronti di Israele, e questo impedisce proprio di essere rigorosi come si è stati rigorosi verso altri, quindi perché ho visto la reazione di Israele quando la Palestina è stata riconosciuta dall'UNESCO. Cioè anche questo blocco di fondi, addirittura verso gli Stati Uniti che hanno bloccato i fondi all'UNESCO, quindi è proprio, è come se questo popolo fosse diventato lui ramingo e senza diritto ad una patria. Ecco, questa intervista, come sai, sarà mostrata in Puerta del Sol, che è
un luogo storico ormai da un anno, di un movimento che è cresciuto a Madrid, poi in Spagna e poi con il movimento degli Occupy in quasi tutto il mondo. E vuoi, se vuoi lanciare un messaggio, un saluto libero? Ma, sì, sì, il saluto è la gioia che abbiate deciso anche di ricordare Vittorio, perché lui era per la libertà dei popoli, lui era uno che si indignava, e difatti una lezione che abbiamo imparato l'uno dall'altro era proprio questa capacità di indignarsi, perché quando ti indigni e poi ti informi e cerchi di far sì che quello per cui ti sei indignato possa essere messo da parte, migliorato. Quindi io faccio veramente un grande saluto e dico di continuare sulla strada che è stata intrapresa. Poi il movimento si è esteso dappertutto, no? Quindi io seguivo attraverso la televisione questi raduni oceanici e poi...